Soltanto pochi giorni fa che Keanu Reeves se l'è dovuta vedere con una donna che, all'improvviso, è piombata in casa sua, senza nessun permesso e senza nessun motivo in particolare. Rapidamente la notizia è diventata la più battuta sui portali di entertainment e gossip d'America, ma quando ieri sera le agenzie hanno parlato di una seconda eruzione, qualcuno ha creduto si potesse trattare di uno scherzo. Keanu Reeves si è ritrovato una seconda fanciulla in casa che, approfittando di una porta sul retro lasciata incautamente aperta, ha cominciato a correre completamente nuda per la lussuosa villa di Hollywood di proprietà del neo di Matrix, concludendo il suo giro con un bel tuffo in piscina. Ritrovandosi la donna nuda in piscina, Keanu Reeves non ci ha pensato su due volte ed ha chiamato il 911. All'arrivo, gli zelanti officer stentavano a credere ai propri occhi e, dopo aver dato una coperta alla donna, l'hanno subito portata in centrale, disponendo una perizia psichiatrica. Tutto è bene quel che finisce bene per l'attore cinquantenne, ma continuando così si finirà a parlare più delle eruzioni che delle pellicole. E forse è il caso per Keanu Reeves di tenere meno la testa tra le nuvole ed imparare a chiudere meglio la porta di casa. Il caso della donna in biblioteca, la prima eruzione è stata paradossale. Keanu Reeves si è ritrovato una donna ferma, al buio, seduta nel bel mezzo della sua biblioteca. Secondo quanto riportato dalle fonti americane, la reazione immediata è stata pacata, con sangue freddo ha provato a tranquillizzare la donna chiamando la polizia soltanto in un secondo momento. Non deve essere stato per niente facile per lui subire per due volte in 2 settimane un'intrusione esterna. Chi se ne frega.